Cari amici, bentornati al nostro appuntamento con la catechesi. Stiamo parlando del matrimonio e siccome da un po' che ne stiamo parlando, io volevo proporre una riflessione. Ormai finiamo questo sacramento per poi passare all'ultimo della serie, che è l'unzione degli infermi. Tratteremo un po' più avanti. E perché? Perché? Contro il sacramento del matrimonio, quindi contro la famiglia, si è scatenata una serie di critiche, di opposizioni, di accuse. Alla fine, come dire, sono riusciti a causare una crisi della famiglia, una crisi del sacramento del matrimonio presso i giovani, e quindi che si sposano meno frequentemente, che non desiderano sposarsi. Quindi sposarsi in chiesa, oltre che naturalmente anche con rito civile. Cioè, la domanda è: a chi giova? Come mai, e questo è innegabile, si è scatenata con, direi, violenza, una guerra contro la famiglia, contro l'istituzione della famiglia. Si è cominciato, io ero piccolo, 1974, con il referendum sul divorzio, che ha introdotto la possibilità del divorzio, naturalmente a livello civile in Italia. Poi si è proseguito man mano nell'escalation, dicendo che il divorzio subito doveva porre rimedio a quelle situazioni dove la convivenza era impossibile. Poi si è arrivato a dire che il divorzio deve porre rimedio a quelle situazioni dove l'amore è mutato, dove sono cambiati i sentimenti, dove le persone non sono più, tra virgolette, innamorate come inizialmente magari erano, perché le persone cambiano, l'amore muta. Quindi si era partiti dal concetto di rimediare delle situazioni dove la convivenza era difficile, e si è arrivati a dire: è il rimedio perché l'uomo non è in grado di amare con tutto se stesso fino in fondo, donandosi compiutamente per tutta la vita. E già qua c'è un passaggio. Poi si è arrivato a dire: ma se l'uomo non è più capace, perché l'amore muta, i sentimenti cambiano, di amare per tutta la vita, perché sposarsi se poi eventualmente uno divorzia? Non vale la pena non sposarsi, non vale la pena convivere, perché giusto appunto i sentimenti cambiano, le situazioni mutano, e allora non vale la pena sposarsi, tanto vale convivere in modo tale perché il fondamento della nostra unione non è la decisione di un dono che io faccio della mia vita, ma il fondamento dell'unione. Così è scivolato sulla fragilità, sulla sabbia mobile dei sentimenti che appunto mutano. E allora fondamento dell'unione dell'uomo e della donna quindi è il sentimento. Questo giustifica la prassi molto diffusa della convivenza. Convivenza che ha come fondamento appunto il sentimento, l'affetto. Ma sappiamo che l'affetto può mutare, i sentimenti cambiano, quindi la convivenza è quella, diciamo così, prassi, quella realtà che consente di seguire quelle che è l'orientamento sentimentale della persona senza grandi problemi. Oggi con uno,
domani con un'altra e così via. Si è poi detto, se i sentimenti sono il fondamento della unione familiare, questi sentimenti, come sappiamo, possono riguardare persone anche dello stesso sesso. A questo punto, quindi, la famiglia non è più quella realtà per cui un uomo decide di donare se stesso a una donna al fine di realizzare, come dire, un dono completo di tutta la sua vita che si concretizza nella generazione del figlio. Ma in questo caso, ecco, fondamento del sentimento, dell'affetto, quindi può essere un sentimento di affetto anche nei confronti di una persona dello stesso sesso, e così si esclude naturalmente il bene dei figli, perché le persone dello stesso sesso non possono creare, di modo che la famiglia non è più quella realtà da cui eravamo partiti. Poi questa realtà naturalmente si è detto, ma le persone dello stesso sesso che hanno un affetto, che si convivono reciprocamente, non hanno figli perché la natura ingiustamente non prevede questo. Ma oggi le nuove tecnologie possono supplire a questa carenza della natura. La natura non consente a due uomini e due donne di avere dei figli, però la tecnologia lo consente oggi con la fecondazione artificiale. Allora possiamo dire che può essere famiglia anche caratterizzata dalla presenza dei figli, quella di persone dello stesso sesso. Allora, mentre quindi una realtà familiare da cui eravamo partiti si fondava sulla decisione, non sul sentimento, sulla decisione sostenuta dall'affetto, ma innanzitutto, come dire, promossa da una ferma volontà, la ferma volontà di realizzare un amore con tutta la sua vita, la ferma volontà di realizzare un amore con tutta la propria vita, che consiste nel dono di se stesso a un'altra persona, finalizzata non solo al dono di sé e al sostegno reciproco, ma anche alla generazione della vita. Questa realtà oggi si dice non esiste più. Non esiste più una decisione, perché l'amore deve essere fondato sul sentimento, il dono di sé deve essere fondato sul sentimento, ma i sentimenti cambiano, i sentimenti riguardano anche persone dello stesso sesso, e queste persone dello stesso sesso alla fine possono avere figli. Quindi abbiamo davanti due realtà profondamente diverse, che però alla fine assumono dei contorni che potremmo dire molto simili, di modo che la famiglia da cui eravamo partita viene camuffata, dipinta in un modo simile, ma in realtà profondamente diverso. Questo fa sì allora che la famiglia da cui eravamo partiti, e che è quella da sempre considerata tale, è quella promossa dal sacramento del matrimonio, quella famiglia, dicevo, assuma caratteristiche e contorni assolutamente diversi, o meglio, caratteristiche e contorni simili in una realtà completamente diversa. Perché quindi si è voluto eliminare quella realtà, quella della famiglia, unione dell'uomo e della donna, che ancora oggi la Chiesa Cattolica promuove e, come dire, tra virgolette, santifica con il sacramento del matrimonio. Il motivo, in modo direi quasi plastico, sibillino, ce lo dice anche il Cardinal Caffarra, di venerata memoria, recentemente scomparso. Il Cardinale Caffarra fu chiamato a presiedere l'Istituto per la Famiglia fondato da San Giovanni Paolo II, e quindi si incaricò proprio perché San Giovanni Paolo II vedeva come
la famiglia venisse attaccata, cioè quel concetto di famiglia che è quello naturale, che è quello che è alla base del sacramento del matrimonio, veniva assolutamente ribaltato, rovesciato, cambiato con un concetto di famiglia del tutto diverso, ma che presentava, voleva presentarsi con una maschera molto simile a quella, la presenza dei figli, l'aiuto reciproco e così via, anche fra persone dello stesso sesso o semplicemente fra conviventi. E quindi un attacco, uno scardinamento, una realtà completamente diversa, come abbiamo evidenziato. Allora Caffarra, vedendo l'incarico che Giovanni Paolo II, alla luce di questi profondi cambiamenti di mentalità nei riguardi della famiglia, che scardinavano la famiglia naturale, che l'attaccavano, la disintegravano, l'annientavano, ha fatto questo istituto per la famiglia affidandola a Caffarra. Sentiamo cosa dice il cardinale Caffarra nel momento in cui egli, dietro la sollecitazione di San Giovanni Paolo II, assume, come dire, la responsabilità di guida di questo istituto. E questo ci sarà utile per la nostra conseguente considerazione. Ascoltiate. Vorrei aggiungere una riflessione. Questa riflessione in me è stata anche guidata da una lettera che Suor Lucia mi scrisse. This reflection of mine has also been inspired by something that Sister Lucy wrote to me. Nel 1981 sono stato chiamato dal Papa Giovanni Paolo II a fondare l'Istituto per studi sul matrimonio e la famiglia. In 1981, Pope John Paul II called me to found the Institute for studies of marriage and the family. Gli anni seguenti in the following years sono stati molto difficili. Were very difficult. Molte persone dentro e fuori la Chiesa Many people within and outside of the church non volevano quell'istituto, did not want this institute, per la proposta culturale che faceva, because of the cultural proposal it brought forth. Poiché l'istituto Giovanni Paolo II è dedicato alla Santa Vergine di Fatima. Since this institute, John Paul II is dedicated to Our Lady of Fatima. In un momento molto difficile per me come preside. In a very difficult moment for me as headmaster. Ho scritto una lettera a Suor Lucia. I wrote to Sister Lucy. Chiedendo semplicemente di pregare per l'istituto. Asking her simply to pray for the institute. Dicendo anche che non attendevo la risposta. And saying also that I did not expect an answer. Con mia grande sorpresa, to my great surprise, dopo alcune settimane, a few weeks later, attraverso il vescovo di Leira, il vescovo di Lucia, through Sister Lucy's bishop, the Bishop of Leira, Suor Lucia mi ha risposto. She answered me. Di quella lettera, di quella lettera ricordo e non dimenticherò mai più nella mia vita I will always remember something le ultime parole della lettera. I will always remember, I will never forget in my whole life the last words of this letter. Parole che si sono scolpite proprio nel mio cuore.
words that are engraved in my heart. Essi dicevano. They were. Verrà un momento in cui lo scontro decisivo fra Cristo e il regno di Satana sarà il matrimonio e la famiglia. There will come a time when the decisive confrontation between the kingdom of God and the and Satan will take place on the issue of marriage and the family. Coloro che lavoreranno per il matrimonio e la famiglia subiranno tribolazioni e persecuzioni. Those who are going to work for marriage and the family will undergo trials and tribulations. Ma, si rivolgeva a me, padre, lei non abbia paura, perché Nostra Signora gli ha già schiacciato la testa. But she said, Father, to me, do not fear, because Our Lady has already crushed his head. La mia riflessione, queste pagine, sono nate da qui anche da queste indimenticabili parole di Suor Lucia. My reflection in these pages is also based on these words by Sister Lucy. E quindi dalla convinzione che ciò che Lucia diceva allora ai nostri giorni si sta compiendo. And therefore, on the conviction that what Sister Lucy said in those days is being fulfilled in these days of ours. Grazie della vostra attenzione. Thank you for your attention. Ecco, avete sentito che cosa dice il Cardinale Caffaro. Per l'ultimo capitolo, l'ultimo paragrafo del Catechismo della Chiesa Cattolica, che tratta del sacramento del matrimonio, si intitola così: la Chiesa domestica, la famiglia Chiesa domestica. E naturalmente la realtà, quindi, se si vuole abbattere la Chiesa, bisogna abbattere la Chiesa domestica. Quindi, dice il Cardinale Caffaro, riportando le parole di Suor Lucia, veggente di Fatima, che purtroppo Fatima è tornata alla ribalta in questi giorni per le drammatiche profezie che riguardano la Russia e la guerra, quindi una profezia attendibile. Bene, Suor Lucia dice, guarda, lo scontro finale sarà fra quelli che difendono la famiglia naturale, la famiglia, e quelli che invece gli sono contrari, perché il regno di Dio contro il regno del male, il regno di Satana, il regno di Dio che si fonda sulla Chiesa domestica, è il Catechismo della Chiesa Cattolica. Cristo ha voluto nascere e crescere in seno alla Santa Famiglia di Giuseppe e di Maria. La Chiesa non è altro che la famiglia dei figli di Dio, la famiglia di Dio. Fin dalle sue origini la Chiesa, il nucleo della Chiesa, era spesso costituito da coloro che, insieme con tutta la famiglia, erano divenuti credenti. Faccio un esempio. Capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, si dice che Cornelio, con tutta la sua famiglia, eccolo qua, guardate, vi era in Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della corte detta Italica. Quindi è un centurione italiano. Quest'uomo era pio e timorato di Dio con tutta la sua famiglia. Faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio assiduamente. Bene, a questo Cornelio, timorato di Dio,
viene rivelato che arriverà un uomo che ha un messaggio importante per lui, deve ascoltarlo per lui e per la sua famiglia. Lui con tutta la sua famiglia faceva molte elemosine. Nello stesso tempo Pietro, per ispirazione divina, ha una sorta di visione che dice di andare verso questo pagano Cornelio. Ma Cornelio sa già che aspetta qualcuno che gli deve dire qualcosa di importante. Pietro gli annunzia la buona novella di Gesù Cristo e alla fine, capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, dice così: Pietro, c'è forse qualcuno che possa negare l'acqua e impedire che siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? E comandò che fossero battezzati tutta la famiglia. Allora vedete come tutta la famiglia all'inizio, no, è proprio vero, quindi quello che dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. Allorché si convertivano, desideravano che anche tutta la famiglia fosse salvata. Queste famiglie divenute credenti erano piccole isole di vita cristiana in un mondo incredulo. Il nostro mondo sta diventando un mondo incredulo, pagano. Chi resiste a questo? Piccole isole, la chiesa domestica, è attaccata. Come mai il matrimonio cristiano, la famiglia, è così duramente e aspramente attaccata? C'è da chiederselo. Una spiegazione il Catecismo della Chiesa Cattolica ci dà anche un'altra motivazione, ancora più precisa. Ai nostri giorni, in un mondo spesso estraneo e persino ostile alla fede, le famiglie credenti sono di fondamentale importanza come focolari di fede viva e irradiante. Nel momento in cui quindi mondo spesso estraneo e persino ostile alla fede, che cosa salva la fede? Questa realtà familiare, attacchiamola. Questo piccole isole di vita cristiana in un mondo incredulo, attacchiamola. E non c'è una regia particolare contro il matrimonio, o meglio, non c'è una regia umana particolare. Le parole di Sor Lucia fanno comprendere come ci possa essere veramente una regia malvagia, malefica, satanica contro la famiglia. Attenti bene, noi abbiamo parlato, meglio noi, il Catechismo della Chiesa Cattolica, guardate, scorriamo i vari paragrafi di questo testo, che naturalmente nella forma digitale voi vedete adesso sullo schermo, e questo testo, i paragrafi, Catechismo della Chiesa Cattolica, celebrazione del mistero cristiano, sacramento del matrimonio, il matrimonio nel disegno di Dio, il matrimonio nell'ordine della creazione, ma poi sotto il regime del peccato, il matrimonio per le cause delle leggi, il matrimonio nel Signore, la verginità per il regno, cosa gli arrisa, le vocazioni che scarseggiano. Quindi che cosa è un attacco al matrimonio? Ma la sessualizzazione, direi indiscriminata, una sessualizzazione precoce, nasce dai bambini. Sentivo in un convegno molto interessante che la nostra emittente ha mandato in onda un esperto, quale Don Fortunato Di Noto, della sessualizzazione dei bambini, lui si occupa di questo nel web, dell'adescamento dei minori nel web, e contrastandolo fra i primi al mondo. Bene, allora diceva, spesso si sente dire a un bambino di 6 anni, 7 anni, è la morosina, cioè c'è la tentazione di far diventare adulti subito dei bambini, e questo modo di gestire le cose, cioè di far diventare adulti dei bambini con una sessualizzazione precoce. Allora, tutto questo incide sul matrimonio. La verginità per il regno è ancora il consenso matrimoniale, naturalmente la decisione, i matrimoni misti, la disparità di culto,
vincolo matrimoniale, la grazia del sacramento, i beni, le esigenze, l'unità, la fedeltà dell'amore coniugale, l'apertura alla fecondità, la chiesa domestica. Ma come abbiamo visto, come custode e preparazione c'è anche la castità, ridicolizzata oggi. Quindi un attacco alla famiglia, ridicolizzando quelle realtà che ne costituiscono i presupposti e che ne costituiscono, che costituiscono il fondamento per l'integrità della persona, perché la persona sia in grado di donare se stessa amando. Ridicolizzare. Allora questo attacco, dicevo, ecco, sembra proprio descritto bene in questo numero 1656. Molti credenti quindi sono le famiglie di fondamentale importanza come focolai di fede viva e radiante. È per questo motivo che il Concilio Vaticano II, usando un'antica espressione, chiama la famiglia ecclesia domestica, chiesa domestica. E insegna alla famiglia che i genitori devono essere per i loro figli, con la parola e con l'esempio, i primi annunciatori della fede, secondare la vocazione propria di ognuno e quella sacra in modo speciale. Beh, inutile dire, inutile parlare della scarsità di vocazione. Vocazione alla vita sacerdotale, religiosa, missionaria, spero speciale quella sacra. Perché? Crisi della famiglia. Questo toglie gli occhi di tutti. Difficile dar torto a Suor Lucia e a quello quindi che il cardinale Caffarra riporta. Battaglia finale tra il regno di Dio e il regno dei Satana sarà su questo. È qui che si esercita in maniera privilegiata il sacerdozio battesimale del padre di famiglia, della madre, dei figli e di tutti i membri della famiglia, con la partecipazione ai sacramenti, con la preghiera e il ringraziamento, con la testimonianza di una vita santa, con l'abnegazione e l'operosa carità. Bellissimo. A volte, in modo, a mio avviso, improprio, ecco, si sente parlare di clericalizzazione delle parrocchie, di spirito clericale, e si contrappone quindi i laici, sottinteso il laicato, al ministero, i sacerdoti che vogliono occupare il posto dei laici. È molto bello questo articolo perché dice qual è il sacerdozio battesimale, cioè in che modo esercitano i laici quel ministero loro proprio che deriva dal battesimo. È qui, cioè all'interno della famiglia, che il padre, la madre, i figli e tutti i membri della famiglia esercitano in modo privilegiato il sacerdozio battesimale, la missione. Qual è questa missione? Con una testimonianza di vita santa, con la partecipazione ai sacramenti, con l'abnegazione e l'operosa carità. Qui che si forma. Il focolare è così la prima scuola di vita cristiana. È una scuola di umanità più ricca. È qui che si apprende la fatica e la gioia del lavoro, l'amore fraterno, il perdono generoso sempre rinnovato e soprattutto il culto divino attraverso la preghiera e l'offerta della propria vita. Numero 1658. Bisogna anche ricordare che alcune persone che a causa delle condizioni concrete in cui devono vivere senza spesso averlo veduto sono particolarmente vicine al cuore di Gesù e meritano quindi affetto e premurosa sollecitudine da parte della Chiesa, in modo speciale dei pastori. Gran numero di persone celibi. Molti di loro restano senza la famiglia umana, spesso a causa di condizioni di povertà. Ne sono quelli che vivono la situazione nello spirito delle beatitudini, servendo Dio e il prossimo in maniera esemplare. Tutti loro bisogna aprire le porte dei focolari, chiese domestiche e della grande famiglia che è la Chiesa. Nessuno è privo della famiglia in questo mondo. La Chiesa è casa e famiglia per tutti, specialmente per quanti sono affaticati e oppressi. E con questo chiudiamo noi le nostre riflessioni sul sacramento del matrimonio, pensando a quelle persone che non sono sposate, sono celibi, non hanno trovato. Ed è molto bello che l'ultimo
paragrafo, dopo aver esaltato la missione del matrimonio, averne, direi, messo bene in luce la preziosità, la brillantezza, lo splendore, ecco, della famiglia cristiana, si pensi a coloro che una famiglia così non ce l'hanno, celibi, anche altre persone, e comprese quelle persone che magari convivono, non hanno formato una famiglia, secondo quello che è il progetto di Dio, hanno formato altre famiglie magari, convivenze, persone dello stesso sesso. Nessuno è privo di una famiglia in questo mondo. La Chiesa, casa e famiglia per tutti, specialmente per quanti sono affaticati e oppressi. Questo è il regno di Dio. È il regno di Dio che si diffonde nel mondo, che si diffonde anche ai nostri giorni. Dobbiamo ricordarlo tramite la famiglia. Ne abbiamo parlato, il sacramento del matrimonio. Abbiamo detto l'importanza, il valore di questo. E allora, cari amici, se avete domande, eccetera, noi la settimana prossima non ci vediamo, rimandiamo il nostro appuntamento per l'ultimo sacramento che trattiamo, che è il sacramento dell'unzione degli infermi. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro buon proseguimento, buona ascolto su Giovanni Paolo TV, emittente che aiuta in controtendenza, come dice Caffaro, non avete paura, bisogna andare avanti, la Madonna aiuta a dire la verità. Ecco, emittente in controtendenza, naturalmente, dice queste cose, la verità, la proposta del Catechismo della Chiesa Cattolica, e allora vi auguro buon proseguimento di ascolto su Giovanni Paolo TV. Arrivederci alle prossime puntate con la Catechesi.